Ehi regista, stai sognando di fare un replay cinematografico di Project Cars 2? Bene, ti spiego come fare. Ok ragazzi, prima di iniziare vorrei ringraziare tantissimo Vincenzo, Nixos123 e per avermi dato la possibilità di fare questo video perché la scoperta è sua, o meglio, non so se la scoperta è l'acqua calda, io non lo sapevo ragazzi, di poter ottenere delle visuali nei replay differenti e non solo differenti ma anche spettacolari. Quindi vi invito ad andare a vedere il canale di Nixos123 che fa dei lavori davvero interessanti e soprattutto perché è anche un mio amico ed è il mio ingegnere di pista personale, fa dei setup spettacolari per Project Cars 2. Allora, come si fa? È semplicissimo, per poter ottenere delle visuali differenti nei replay basta andare ad assegnare un comando a visuale successiva replay e visuale precedente replay. Dove si trova? Semplicissimo, andate nelle opzioni. Quindi nella scheda assegna comandi, quindi in visuale, scorrete fino alla fine del menu e troverete questi due tasti da poter impostare. E quindi poi quando andate sul replay basta selezionare uno dei due tasti e vedrete che magicamente appariranno queste nuove visuali spettacolari e cinematografiche dei vostri replay. Ragazzi, semplicissimo, se il video vi è piaciuto non esitate a lasciarmi un commento e un pollice in su, ricordatevi di andare a vedere il video di Vincenzo Nixos123, vi lascio il link in descrizione, se non l'avete già fatto ragazzi iscrivetevi, tanto è gratuito, noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao alla prossima!